Nuova compagine consiliare per l'Ordine degli Avvocati di Lagonegro. Si sono concluse nella serata di ieri le elezioni per la scelta dei componenti del Consiglio dell'Ordine e del nuovo presidente, con lo spoglio delle schede che ha decretato come primo eletto l'avvocato Vincenzo Bonafine di Viggianello, che quindi guiderà l'Ordine fino al 2027. Una squadra nuova che vede tra gli eletti nella lista dell'avvocato Bonafine, più votato con 249 preferenze, diversi avvocati del Vallo di Diano che hanno ottenuto numerosi preferenze, come Rosi Pepe che ha incassato 235 voti e Eugenio Di Bisceglie 234 voti, entrambi di Sala Consilina, Camillo Celebrano di Polla con 224 preferenze, Marianna Morello, giovanissima avvocato di Teggiano che raccoglie 172 preferenze alla sua prima esperienza come candidata al Consiglio dell'Ordine, mentre per ciò che riguarda gli avvocati eletti che esercitano in Basilicata risultano eletti nella lista dell'avvocato Bonafine Cesare Albanese di Maratea con 162 voti e Antonietta Reale di Lauria che ha incassato 157 voti. Una squadra forte con cui il presidente Bonafine si complimenta per il grande lavoro svolto, certo che insieme saranno capaci di portare a casa risultati importanti. Innanzitutto una gestione molto partecipata del Consiglio dell'Ordine. Noi vogliamo utilizzare lo strumento delle deleghe, lo strumento della nomina delle commissioni e coinvolgere nell'amministrazione dell'Ordine il maggior numero possibile anche di colleghi che non ne facciano parte, proprio perché riteniamo che ci sia bisogno di unire tutte le forze dell'avvocatura in un momento particolarmente difficile per la nostra categoria. C'è necessità poi di intervenire su problemi logistici. Il tribunale va rinforzato nelle strutture e anche negli spazi che non sono adeguati per la mole di lavoro e il numero di persone che giornalmente lo frequentano. E c'è necessità di stabilire quando mai comporta un rapporto di reciprocità con la magistratura. La prima riunione si farà a giorni, non c'è ancora una data, anche perché la convocazione del primo consiglio spetta al consigliere anziano. Si farà il primo consiglio, si procederà alle nomine e poi man mano si programma il lavoro del consiglio stesso. E voglio ringraziare non solo i colleghi che hanno ottenuto il risultato poi dell'elezione, ma un pensiero particolare agli amici che hanno affrontato questo percorso con noi e che non sono stati eletti nel gioco delle cose, perché sono 11 posti da coprire, era evidente che qualcuno dovesse restare fuori. Ma il fatto che non siano stati eletti non li allontana da un progetto di squadra che li vedrà comunque parte integrante. Ringrazio tutti, anche i colleghi dell'altra lista, c'è stata una competizione assolutamente serena, tranquilla, come giusto che fosse, e speriamo di lavorare tutti insieme nell'interesse comune. Per ciò che riguarda l'altra lista in campo, sono quattro i nomi che entrano in consiglio come minoranza. Antonello Rivellese di Sala Consilina ha ottenuto 222 preferenze, risultando il quinto eletto in assoluto dopo i primi quattro della lista di Bonafine. Quindi Fernando Cappelli di Sala Consilina con 217 voti, Raffaella Manzolillo di Padula che ha ottenuto 188 preferenze e Stefania Parrella con 177 voti.